Al Coturnos Club di John O'Hara. Sebbene il Coturnos Club fosse stato fondato da attori, ogni tanto veniva accettato anche un limitato numero di scrittori e pittori. Ed è per questo che ho avuto modo di diventarne socio. È il luogo più piacevole in assoluto. Nella sala di lettura e scrittura non si sente volare una mosca, mentre al bar, nella sala da biliardo e nella sala da pranzo è assai improbabile che un uomo possa sentirsi solo. Questo vale soprattutto per la sala da pranzo, dove quasi tutti i membri mangiano a grandi tavoli rotondi. Dopo l'onore di essere stato ammesso al club, ho cominciato ad andarci a pranzo quasi tutti i giorni. È così che mi è capitato di notare il signor Childress. Mangia sempre da solo a un tavolinetto a ridosso della parete. Sembra che non parli con nessuno e il cenno del capo rivolto agli uomini seduti al tavolo rotondo non può essere certamente considerato un saluto. Qualche giorno fa ho chiesto a Clem Kirby, che ha presentato la mia candidatura al club, di parlarmi del solitario signor Childress. È da molto che è socio. Oh sì, mi ha risposto Kirby. Da una trentina di anni, direi. Ma è sempre stato così. Non capisco perché quel genere di uomo diventi socio di un club, asociale com'è. Kirby sorrise. Adesso è difficile da credere, ma fino a 10 o 12 anni fa, George Childress era esattamente il contrario di come lo vedi oggi. Pieno di vita, arguto. Era qui tutti i giorni giù al bar, a bere con i ragazzi e via dicendo. Cosa fa? Gli ho chiesto. Dipinge. O dipingeva. È quello che viene comunemente detto ritrattista alla moda. E ha fatto un mucchio di soldi. E anche se dubito che qualcuno gli possa dare del tirchio, ha avuto cura del suo denaro. Negli ultimi anni non ha prodotto niente. È per questo forse che non hai mai sentito parlare di lui. Solo vagamente, ho detto. Ha sposato Hope Westmore, mi ha detto Kirby. Oh, certo, ho detto. Ecco perché ho sentito parlare di lui. È il marito di Hope Westmore. Era una delle mie preferite in assoluto. Quindi lui è George Childress. Sono ancora sposati. Sposati, sì, ha risposto Kirby. Ma naturalmente... Clem non ha finito la frase. Gli si sono riempiti gli occhi di tristezza. Adesso ti racconto di George. Non era esattamente un burlone, ma una specie. Soprattutto con quelli come te, con i nuovi soci. Si sarebbe informato dettagliatamente sul tuo conto e poi, prima delle presentazioni, avrebbe attaccato a parlare del tuo lavoro, qualunque esso fosse, mentre eri a portata d'orecchio, e i suoi giudizi sarebbero stati devastanti. Ovviamente lo faceva per far perdere la pazienza ai nuovi soci. Uno scherzo crudele. Una presa in giro, come la chiamate voi giovani di oggi. Di scherzetti così ne aveva parecchi al proprio arco. Ne aveva inventato anche un altro che sortiva un effetto diverso. Si univa a un gruppetto di uomini al bar, vecchi soci tranne uno. Tutti partecipano allo scherzo, tranne il nuovo, al quale presentavano George, che faceva sfoggio del suo lato più affascinante e affabile. Lentamente spostava la conversazione sul teatro e diceva: «Come si chiamava quell'attrice di qualche anno fa? Un'attrice bravissima, bella, che perdeva tutti i lavori per colpa dell'alcol!» E fingeva di scervellarsi per ricordarne il nome. Anche i suoi complici fingevano di rovistare nei propri ricordi e, naturalmente, succedeva che il nuovo socio, nel tentativo di rendersi utile, si avventurasse a fare un nome. La caratteristica essenziale di George è che non otteneva mai due volte lo stesso nome, o assai di rado. Beh, vedo che sai cosa è successo. Hai ragione. Una volta eravamo giù al bar e c'era un socio nuovo, un giovanotto. E quando George non riusciva a ricordare il nome dell'attrice
il giovanotto ne ha tirato fuori uno, e naturalmente era quello di Hope Westmore. «Santo Dio!» ho detto io. «E che è successo?» «Beh», ha detto Clint Kirby, «c'è stato un silenzio che pensavo non finisse più. L'hai visto con i tuoi occhi. George è un uomo robusto e forzuto, e non ho mai visto nessuno esercitare un simile autocontrollo. Ha respirato profondamente e ha detto: «Vedete, signori, non ricevo mai due volte la stessa risposta». Dopodiché si è congedato dalla compagnia. Per quel che so io, quella è stata l'ultima volta che hanno visto George al bar. «E Hope Westmore, era vero?» ho chiesto. Kirby mi ha rivolto un'occhiata lunga e inflessibile. «Dubito che possa fare la benché minima differenza», ha risposto.